nuova puntata di Guardando le Stelle. Oggi partiamo da uno dei monumenti più belli della nostra Napoli, il Castello Maschio Angiolini. E ora andiamo a prendere il nostro ospite. Eccoci qua, fermi nel traffico del Molo Beverello, cercando di arrivare dal nostro ospite. E oggi la stiamo andando a prendere per portarla ad uno dei teatri più belli di Napoli, un teatro storico del 1929, famosissimo Teatro Augusteo, dove ci sono più di 1400 posti. È un teatro che ha ospitato i più grandi artisti italiani ed internazionali. L'artista che stiamo andando a prendere è un artista che ha una carriera lunghissima. Ha iniziato da piccolissima, aveva circa 4-5 anni, e già da allora lavora. Ha fatto anche la modella da bambina, fa cinema, teatro, televisione, fiction, tutto quello che si può fare, lei lo fa bene, fra poco capirete chi è. Ora non mi resta che chiamarla. Francesca. Oh, meno male. Ma buongiorno. Eccola. Tosca d'Aquino. Ma che bella compagnia. Grazie. Buongiorno. Tutto bene? Benissimo, caro. Quando sto con te sempre bene, quando sono a Napoli sempre bene. Bentornata a Napoli. Grazie. Con belle ripiene. Belle ripiene. Parlando di ripiene, cosa fai prima di andare allo spettacolo? Allora, la prima cosa, caffè da professore. Subito. A tutto rinuncerei, tranne che una tazzina di caffè presa tranquillamente fuori dal balcone. Andiamo a prendere? Subito. Andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Dice proprio buongiorno. Il professore. Professore, devo far assaggiare a Scialana il caffè il più caffè fantastico. Più famoso di Napoli. Questo è un caffè di grandissima tradizione, aspetta, mi metto qua vicino a voi e vieni qua pure tu vicino a me, eccola qua, perché il professore è praticamente per me un genio, un po' un guru, perché è un poeta, è un artista completo. È un napoletano. Lo sono cari amici che poi al di là del caffè noi condividiamo parecchi pranzetti, cenette, Madonna, perché buono. Qua siamo tutti appassionati, hai capito? Prendiamo questo caffè, eccoci dai. Qua. Ti rimette al mondo, uno sta un po' giù, sta un po' depresso, invece di andare dallo psicologo, dal professore si prende un bel caffè alla nocciola. Dopo questo meraviglioso caffè, ora Tosca andiamo a teatro, ti sì, accompagno però, io. Aspetta, il professore che è veramente un gentleman, ti vuole mangiare di questo meraviglioso caffè. Grazie. Grazie andiamo a tutti, che farai grazie, tardi. Andiamo, dai, andiamo, ciao. Dai, andiamo. Andiamo. Ce la facciamo. Mi porti tu, sono nelle tue mani. Ti porto io, tranquilla. Sono stata bocciata due volte l'esame, però la terza ce l'ho fatta. A Milano però mi hanno bocciato. Ma veramente? Te lo giuro. Adesso sai, l'esame... Per un parcheggio fatto male. Comunque questo caffè è meraviglioso, è stupendo, io mi sento proprio... Tanto, dai, visto una sferzata proprio di energia. Ma quindi tu esci di casa, ma anche a Roma fai così? A Roma no, perché intanto quando vado a teatro la sera è già troppo tardi, il caffè non me lo vado a prendere, no, poi certo, questo è il mio giusto caffè del cuore e quindi ma è tutto poi il diverso. Caffè come a Napoli sicuramente. Diciamo caffè e pizza e babà. Infatti vedo su Instagram che io metto sempre... Hai sempre una scatolina di qualche pasticcetto, sempre, e babà, sono sfogliatella, pure io. Ma io faccio anche però, mi diletto a cucinare qualsiasi cosa, tra cui anche i dolci. Lo sai che io ormai che guido la macchina con le marce automatiche, io non so più guidare la macchina, cioè sono imbranata quando guido, perché sono 15 anni che c'è l'automatica e faccio difficoltà.
la macchina con le marce automatiche, ma proprio risolto la vita. Un giocattolo. Un go-kart. Brava. No, poi la salita quando piove. Brava. Tipo a via Kagoshima, no? Che è tutto liscio quando piove. Quella è la prova vera della guidatrice. Che poi vedono una donna e si vedono gli uomini pericolo bianchi. È come si dice, una donna al volante, pericolo costante. Che non è vero. No, nel mio caso sì, è proprio vero. Ah, sì? Sono veramente, realmente imbranata. Signora, voi avete voltato tutto a sinistra. Vabbè, ma ho messo la freccia. Sì, ma l'avete messa a destra. Vabbè, ho sbagliato. Voi non sbagliate mai. Sì, però dovete stare attenta. Però ti posso dire una cosa. Sono molto prudente perché so i miei limiti. Allora, anche e sono io, brava, non mi è mai successo. Ma questo è il pregio delle donne. Perché ecco, possiamo pure fare il graffietto, il piccolo incidentino. Però poi gli incidenti, quelli brutti, li fanno gli uomini perché sì, sono arroganti. E corrono. Quindi corrono, fanno, girano. Brava. Scusa, ma i tuoi figli vivono a Roma? Allora, perché io tu vivi a Roma? Un figlio. Io vivo a Roma da tanti anni perché mi trasferì da Napoli. Sì. Per andare a fare l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, al Silvio D'Amico. E a Napoli vengo sempre per lavoro, ho tanti parenti, ma anche mamma e papà si trasferirono a Roma, quindi sai quando non c'hai... Ma per accompagnarti? Per accompagnarmi, ho che una bello storia particolare. Ma questa è la fortuna, è stupenda, perché io, per esempio, io sono andata via di casa da sola. Certo, è un bel trauma, immagino. Beh, anche bello coraggioso. Mio figlio, per esempio, vive a Milano e anche lui ha 18 anni, è andato via. Che per te è come se vivessi in Giappone. Tu calcola che lui come prima lingua ha fatto il cinese. Alle no superiori. E quindi è stato molto spesso in Cina e il quarto anno l'ha fatto a Shanghai. Ma io non riesco ad immaginarti la scena, le notate che fai con tuo figlio che magari non chiama, non ha mandato non chiama il messaggio. Ma brava, hai capito perfettamente. No, perché io ho saputo da fonti sicure che tu sei, hai questo faccino d'angelo, ma tu sei un generale. A tu me, sei un generale. Mi chiamo la Merkel. Vor fast 50 Jahren. Ecco, tu sei una specie di generale con i tuoi figli, sì, tuo marito a casa. Sono una sola, perché tutti mamma pensano, mia, questa è napoletana, fa l'attrice, poi spesso faccio ruoli brillanti, comici, sì, per cui dice questa sai quanto no, è simpatica. A me ha colpito fregatura questa cosa, ho detto ma com'è possibile, ma non è vero, non può essere invece vero. Sono molto severa anche perché forse il fatto proprio che io poi sia sempre in giro mi fa piacere, a casa deve funzionare tutto perfettamente. Sì, ma ti capisco, perché se non funziona a casa, poi quando siamo fuori... Anche tu lavori, c'hai un figlio sì, e senti l'esigenza di instradarlo bene. Quindi ho sempre, sai, avuto lo studio, lo sport, gli orari, devo andare a letto presto. Stasera vai a letto presto. E allora poi mi prendono in giro che dicono perché sei la già Merkel. Già ci sono i sensi di colpa di... Perché vogliamo lavorare, siamo donne moderne, amiamo il nostro lavoro, certo, però comunque abbiamo sempre quella... È come, no? La tradizione anche della mamma... Proprio che per mia esperienza, che sai quante ne ho passate, ormai il mio grande ha 20 anni e il piccolo ne ha 13, questo li rende molto molto emancipati. Sì, quello è una cosa, e poi in Italia è importantissimo. Bravissimo. Perché l'uomo italiano bravissimo è totalmente bravissimo mammone. Te ne devi andare da casa, ti si dice per te, per il tuo bene. E non solo emancipati, poi devo dirti che quando mio figlio è andato a vivere da solo a Milano è un ragazzo capacissimo di cucinare. Un altro piatto che abbiamo fatto sono questi cannelloni di farina di grano saraceno. Io preparare, metti a posto tutta la casa. Quello è importantissimo. Tu gli dai una fortuna con guarda, questa indipendenza. Star bene da solo è una fortuna enorme, che poi gli aiuterà tanto anche nel mondo del lavoro. Bravissima, sì, fondamentale. Secondo me, oggi come oggi, intanto le lingue, perché se non parli... Parlano anche inglese. No, inglese perfettamente, ma anche addirittura il cinese, io ho fatto studiare più di questo. Per favore... Sì. E poi lo studio, come ti dicevo, e tuo figlio cosa studia a Milano? Finanza. Per fortuna nessuno dei miei figli ha preso una cosa artistica. Sono tutti e due molto bravi in matematica. Ma tutti noi artisti diciamo le stesse cose. Anch'io non vorrei che mio figlio seguisse né la carriera di modello in futuro, esatto, né di artista, perché è così dura riuscirci, no? È dura, una vita complicata. Ma poi senza sicurezza. Brava. Il fatto, io sono Toro. Figura di Toro, tu sei concreta, il toro mio marito deve, è Toro. La concretezza, tu hai capito, tutto, i piedi per certo terra, il porto sicuro. Ed certo è un guaio perché deve avere una mente molto forte per sopportare quei mesi in cui non lavori, lontano provini, da casa, provini. 100 no. Madonna. Poi non esiste la meritocrazia no in questo campo, no, ecco. Per cui sai, almeno uno allora, che studia bene da dottore, poi diventa dottore. Sì, 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 avvocato, noi no, anche se sei bravissimo, comunque non cioè, è detto, fratello di ma... cuore.
tanta anche pure fortuna. Devi fare sì, devi capitare molte volte nel posto giusto, nel momento giusto, il ruolo giusto, e ci sta, però è molto duro e vorrei che mio figlio avesse una vita tranquilla. Sì, sì. Però... aspetta, come dici tu, abbiamo lavorato con la febbre, abbiamo lavorato a Natale, abbiamo lavorato con la neve, con la pioggia, con l'inverno, cioè, è un lavoro particolare questo. Tra l'altro, molto particolare, perché mi ricordo che hai fatto un film in cui eri pazzesca, ovviamente, facevi morire da ridere, che è una festa esagerata. Ah, come una consalenne? Non... io sono troppo eccitata. Calma, è una festa dei 18 anni. Se non mi ricordo male, allora, capitolo Massimiliano Gallo lo apriamo dopo. Tu non sei riuscita ad andare alla conferenza stampa del film perché stavi girando. Esattamente. Che sì. Comunque sì. Hai lavorato mesi certo, su quel set e poi non puoi fare neanche la conferenza. Non riesci ad andare nella conferenza stampa. Sì. Ma quello, sai, tanto quanto è lavoro per lavoro. Il problema è, come giustamente dicevi tu, quando c'è un problema familiare, è una febbre, una malattia, anche una gioia, tipo appunto un esame importante o anche la recita a scuola. Brava! No, la recita a scuola è terribile. E tu non quando ci c'è la recita a scuola che non puoi andare, ti senti veramente malissimo. Sì. Dici, ok, sono una mamma schifosa. Mamma di... No. È vero, però, vabbè, è vero. Ci perdonano. Cioè. Ma ti ripeto, per mia esperienza non solo ci perdonano, ma hanno proprio una visione della vita più matura, più indipendente. Sì, ma poi penso che sia molto importante per tutti, principalmente poi per i nostri figli che hanno una vita tranquilla, serena, capire di non essere il centro del mondo. Bravissima. Che il mondo non si ferma perché esistono loro. Bravissima. Mi dispiace che non posso andare alla tua recita, davvero, però comunque si deve lavorare. Quindi... anche perché poi ci facciamo perdonare, di contro io quando non lavoro sono molto presente. Pure io. E sono una mamma. Accompagno al a scuola, bravissima. Faccio i compiti, tutto. Faccio da mangiare, tutto. Licia, aspetta, tesoro, la banana, aspetta. Non fa niente, tesoro, tu mangiati la pesca, mangia la pesca, ti fa bene. Ma poi anche facciamo tante cose belle, come abbiamo fatto tanti viaggi. Ma tu li portavi sul set? Guarda, molto poco. Anch'io no. Non amo particolarmente, tanto perché non il mi piace. Il mio si annoia. Sì, un po' si annoia, ma poi proprio perché mi è sempre piaciuto dar loro una vita più ordinata, con gli orari, con i bambini. E io ho tante amiche che hanno cresciuto i figli nei camerini dei teatri, sui set, che anche quella è giusta, cioè anche quella è una visione della vita giusta, perché sai, io faccio questo lavoro e sta con me. È giusto che veda. Per quanto mi riguarda, io ho sempre preferito invece dargli una situazione più stabile a casa, ecco. E la mamma va, viene, capito, gira, eccetera. Per una sua curiosità ho deciso di portarlo un paio di volte così sul questo set. Questo è giusto, perché deve capire. Ma giusto per cosa vedere fai. Cosa fa la mamma. Bravissima. Però anch'io non sono d'accordo nel portarlo sempre. Senti, invece tu sei... di gemelli. Sì, gemelli. 10 maggio del 10 giugno. Giugno. Bang. 10 giugno. Non lo so se non l'anno non si dice. Scusa. Comunque sei esibizionista. Sì. Infatti abbiamo fermato il bar. Perché mi stavi per rubare il posto. Il posto volevo fare tutto io. Volevi fare tutto tu. Prossima volta vai Tosca, vai tu da sola. Non hai bisogno di me. Poi nell'essere esibizionista, correggimi se sbaglio qualcosa in italiano. No, ma parli benissimo, potessi parlare io. No, sbaglio. Come parli poi tu? Ho un problema serissimo con le doppie. Certo, perché in portoghese non abbiamo le doppie, quindi io non cioè, devo proprio memorizzare le parole. Ma guarda che parli che... molto molto bene. Ma sono anche 12 anni. Sì, però tante persone anche 20 anni non parlano bene come te. Ho visto, assolutamente, ho visto una tua intervista simpaticissima, perché nelle ricerche che ho fatto... Certo. Tu dicevi che hai studiato in una scuola di suore. Sì, qua al Vomero. Però sei sempre stata la protagonista di tutti gli spettacoli che facevi, sempre. Guarda, ti posso dire una cosa, è stata un po' una selezione naturale, nel senso che io da piccolissima mi facevano fare anche una sorta di provino e alla fine vincevo su tutti perché avevo un tale desiderio di recitare, di emergere. Poi avevo un'ottima memoria,
Per cui calcola che a 6 anni noi facevamo tutto uno spettacolo di Edoardo De Filippo che si chiama Non ti pago. Tu pensa che certe volte i bambini a 6 anni fanno difficoltà a imparare la poesia. Ma mio figlio... calcola io... non sa manco il suo nome completo. Hai capito? Invece io ho proprio tutto un testo lungo di teatro e voglio dire, e andò benissimo, non ci scordammo nulla. E come mai ora usi il post-it sul computer? Perché io so allora, che questa... Ottavio leggi ogni volta. Allora, questa è diventata la favola del set dei Bastardi, ti spiego. Ottavia spesso legge delle informazioni. Sì. Allora mi prendono in giro perché io mi faccio dei post-it e me li metto, ma per dare proprio naturalezza, cioè... Se questa deve leggere sul computer, perché me lo deve imparare a memoria? Sì. Hai sbagliato, però chiaramente tutti i colleghi mi prendono in giro perché dice tu ti leggi queste poste e non ti impara a memoria. Ma è voluto, questo è Actor Studios, sì. Ma certo. Sì, sì, sì. Comunque, grandissimo successo per i Bastardi. Sì, sì. Siamo successo. Anche in un certo senso rivali in amore. Ai ai ai, allora apriamo ai questa ai parentesi. Siamo allora, rivali in amore. Rivali no, perché tesoro, perderei comunque di fronte alla tua bellezza vabbè. E alla tua freschezza. Però nella vita tu sei realmente la fidanzata di Massimiliano Gallo. Che è il nostro regista. È il nostro regista, ma invece io nei Bastardi ho questo amore segreto nei confronti di Massimiliano. Che però devo dire è molto tenero, è molto bello anche la scena dell'ultimo episodio dove state a letto. Sì, è molto, molto delicato ed è bello. Anzi, io avrei voluto anche, che però non c'era in sceneggiatura, avere qualche altra scena precedente, perché mi sarebbe piaciuto sviluppare questo sentimento. Sviluppare un po', sì, sì, perché guarda, un po' veloce. Ma tutti ne parlano, perché è veramente, cioè tutti tifano per voi, sì. Anche se sei sposata, è però vera, la situazione, la gente non la metti nell'ottica, quella è sposata e sta tradendo il marito, è proprio un amore talmente puro. È un amore puro. Delicato e pulito. Oggi infatti una signora mi ha fermato e mi ha detto, finalmente! Finalmente! No, il primo bacio è stato un successone. Ah, finalmente il bacio! Sì, sì, tutti quanti. Poi aspetta, c'è anche mio marito, che poi chiaramente è un attore meraviglioso, è una persona deliziosa, che però... Nei Bastardi, nei fa un Bastardi ruolo proprio molto antipatico, mamma molto mia, ma penso scostante. Che lo detestano tutti. Detestano. Lui è bravissimo perché si fa detestare. Ma lui è stupendo, poi nella vita, hai capito? Noi abbiamo sempre giocato, scherzato. Però effettivamente, poi capito, è una cosa gravissima. Mio marito mi vuole mettere sempre a dieta. Sì. Tu mangia! No, no, no. Tu mangia! No, no, no. I pendieri! Sempre a dieta. Mi vuole far dimagrire, invece Massimiliano mi porta i brioche, mi porta i cornetti. Ma parlando di dieta, come va con la dieta? Cioè, perché ora state facendo questo spettacolo, belle ripiene. Sì, io c'ho sempre ma poi su WhatsApp hai una frase, la dieta fa schifo, che io l'adoro, perché anch'io sono contro la dieta. Tranne in casi in cui uno ne è per proprio. Salute, ne ha bisogno, tutte queste cose. Però anch'io non vivo bene la dieta, non la riesco a fare perché mi piace proprio mangiare. Perché mangiare è un piacere proprio... È vero. Mangiare, bere un bicchiere di vino, sì, quelle sì. E tu come vivi questa cosa? Hai detto una cosa molto giusta, mangiare è bellissimo, mi piace cucinare, quindi adoro proprio stare a tavola. Poi però purtroppo ogni tanto io mi metto proprio a dieta severissima, faccio 20 giorni, capito, per cercare di perdere qualcosa, poi ti fa bene un po' di depuri. Sì, sì. E poi piano piano mi rilascio andare, ma... Recuperi tutto. Recupero subito tutto e poi è anche... un po' difficile diciamo anche per la vita che facciamo, sì, perché spesso... siamo sempre in giro e non possiamo mangiare a casa tutto quello ordinato. Io poi è divertente, a casa mia si viene a casa, ho una libreria tutta di libri di cucina perché mi piace molto cucinare, pure io ce n'ho un sacco, e tutta una libreria di diete. Io ho letto qualsiasi cosa, potrei laurearmi in scienza dell'alimentazione. Ma io ho visto su Instagram invece che tu tutta l'estate hai fatto palestra. Corsa, sì. Ginnastica. Faccio corsa, saltelli. Faccio ginnastica, saltelli. Faccio tutto e poi però mangio pure e insomma bisogna fare un po' di tutto. Ecco, alterniamo un po' di tutto. Vabbè, Tosca, andiamo a lavorare. Va. Scendiamo? Scendiamo. E andiamo, va. Sì, andiamo. Andiamo, vieni, andiamo a teatro. Allora adesso andiamo al Teatro Augusteo. Inizi di nuovo a condurre tu il programma? O lo faccio io? No, anzi, meno male che sei così perché io sono sempre molto timida, parlo poco, quindi meno male
perché ci voi sei del tu. Toro siete concreti. Noi del Toro siamo così. Senti, ma io tra le ricerche che ho fatto ho trovato una chicca. Vai. Una cosa stupenda. Un racconto che fai di quando hai girato il viaggio del Capitan Fracassa. Ah, ho avuto la fortuna di lavorare col grande Massimo Troisi. Quello è stato forse uno degli ultimi film a Cecchigori, immenso, cioè tre mesi di film. Quello è stato proprio ricostruito completamente all'interno di Cinecittà. I costumi meravigliosi. Odetta Nicoletti, sì. E quindi tre mesi e tutti i giorni, sai, si crea un rapporto d'amicizia vero, sincero. E quindi con Massimo abbiamo avuto l'opportunità di raccontarci proprio un po' della nostra vita. Quindi lui mi ha raccontato tanto della madre, l'ha persa molto giovane, della sua famiglia, a cui lui era molto legato. E era malinconico lui? Moltissimo. Devo dirti che io... Molto profondo, Emanuele. Ho lavorato con tutti i più grandi comici, no? Perché poi ho lavorato tanto anche con Nell'Arena, poi da Salemme, a Panariello, a Piraccioni. E trovo sempre che un po' tutti i comici fanno tanto ridere, però abbiamo sempre dentro una vena, sì, di poesia, ma anche un pizzico di malinconia. Comunque, per tornare a questa, sì, a quella cosa là, in questo episodio, mia madre mi venne a trovare sul set, come dici tu, vestito del Settecento, faccina tonda tonda, biacca, si chiama la biacca, la biacca. A un certo punto allora Massimo disse a mia madre: signor, ma quanto è bella vostra figlia, è a mia madre, poi mia madre è sempre gentile, carino, mia madre è sempre dura, è un mostro. Allora Massimo si è girò un mostro. E mi disse: Tosca, stai inguaiata, perché si manco scarrafone, bella mamma sola. Brava, figurati. Sì, anche tua madre dice che sei un mostro. Ettore Scola com'era? Beh, sai, questi grandi maestri, intanto un uomo bellissimo, un uomo bellissimo, di grande classe, sempre vestito, pensa, un regista che oggi come oggi non esiste più, andare sul set con dei completi gessati, con le scarpe inglesi. Ma l'uomo in generale oggi non è più così. Però andare proprio a lavorare vestito in questo modo, insomma, era di una classe... Ti metteva un po' in soggezione. Assolutamente sì, sì, anche perché... Tu sentivi proprio di trovarti di fronte a un grandissimo regista e quindi lui, quando ti dava delle indicazioni, intanto erano sempre molto molto precise, eri all'interno di un meccanismo perfetto dove si lasciava veramente molto poco al modo di fare tuo naturale, cioè dovevi stare dentro quei binari, certo. C'è un maestro che ti dirige e non potevi fare nient'altro che seguire le sue indicazioni. Ho lavorato con un altro regista molto molto bravo, Nanni Loi, che è stato un regista meraviglioso, facevamo Scugnizzi. Meraviglia. Che poi, scusa, anche Massimiliano lo faceva a teatro. Massimiliano, sì, l'ho fatto a teatro, sì. E noi invece lo portammo al cinema, che fu veramente un bel successo, riuscì con le musiche e meravigliose. Scugnizzi, appunto, teatralmente sono andati qui. All'Augusteo. Ecco qua, è vedi, belle ripiene. Sono le mie colleghe meravigliose. Come trovarsi in quattro donne in uno spettacolo? Vedi, Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo. E sono care amiche. Io già con Roberta e Samuela avevo lavorato. Rossella è stata una magnifica scoperta. Che bello. Noi siamo amiche vere. Adesso, ora salite su e vedrete. Ma troppo ci accoltellate, immagini. Amiche vere e sincere. Stacco. Ta 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 ta. Bene, vieni, vieni che ti porto in camerino. Eccoci qua, siamo nel camerino di Tosca. Sempre nelle mie ricerche ho trovato una cosa meravigliosa, ma una cosa stupenda. Shampoo. Ah, che sei andato a prendere. Shampoo pre... ritorno. Allora, no, ma quella è una meraviglia, ma si trova, si può vedere la... Che cosa darei per vedere quel video? Ma devi sapere che io ho cominciato veramente giovanissima e avevo 14 anni, proprio piccola. Una bambina. E incominciai a fare tanto Canale 21 e Canale 34. E su Canale 34 mi fecero fare una serie di pubblicità. Ma le pubblicità all'epoca, pensa che follia. Sai, adesso hai visto con quanta attenzione, no? Ci sono, sì, addirittura, sì, degli, sì, psicologi, sì, dietro le pubblicità. Certo. No, prima non sia mai una stanzetta nello studio. Mi diedero questo prodotto, capito, in mano. Dice: questo è uno shampoo, si chiama Ritorno. Di una cosa. Allora io poi all'epoca, figurati, avevo questi capelli tutti riccioloni, tanti. Allora io con questo prodotto in mano, questo per farti capire, anche una testa,
di ragazza pronta a fare qualsiasi cosa, cioè non solo l'attrice, ma qualsiasi cosa mi facessero fare mi prestavo subito. Allora io un momento dico, aspetta, fammi pensare, shampoo, ritorno, vabbè, si gira, buona la prima. Gira, così. E allora la pubblicità era così, 14 anni, inventata da me. Problemi di capelli? Non ne ho mai avuti. Perché? Perché uso shampoo ritorno. Usa anche tu shampoo ritorno e non avrai più problemi di capelli. Che bella vaporosa! Stupenda, stupenda! Tosca, grazie di averci regalato il tuo prezioso tempo. Siamo qui perché fra poco Tosca andrà in scena con Belle Ripiene. Ti vogliamo omaggiare. Grazie. Con un piccolo cadeau fatto da questi nostri amici che sono napoletani, artigiani, tutto fatto a mano e tutto fatto pensato a te. No. Quindi ecco, posso qui aprire? Sì. Grazie. Intanto il pacchetto già è già una buona, no, sì, è una cosa spettacolare, già questo è meraviglioso. Allora vediamo. Ah, c'è proprio una scatoletta, eh. Hai una mano? Ecco qua. Vabbè, stupendo, non è sto bellissimo. Scherzando, sì, veramente sì. Meraviglioso. Allora, intanto c'è il cornetto, che per i napoletani è proprio simbolo di fortuna, di portafortuna, quindi è meraviglioso. È la sedia del regista, quindi è tutto il simbolo dell'arte, dello spettacolo, l'arte, e portafortuna. Sì. Bellissimo, grazie, lo metterò realmente, mi piace moltissimo. Ma sì, sono troppo serio. Contenta. Sono venuta a chiamarmi, Shalana, il nostro tempo è finito. Grazie. Mi devo preparare. Buon è lavoro. Stato un grande piacere stare con voi, stare con grazie. Te, che sei un raggio di sole. Tu sei un raggio di sole. Ciao, bella.